la strada è lunga ancora, io tiro via, 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 ricordi almeno tu le lunghe strade che non finiscono più, in mezzo a fiori che ho attraversato per anni insieme a te, paesi in allegria, chilometri di noi, chi ti aspetta cambio, chi ti aspetta in fondo alla strada. Y se sbatte il camion. Questo è un camion. Sì. Devo ricordarmi di tirare il tetto. Mi piace troppo quel cartellone, riservato ai camion. Buongiorno, sono nel parcheggio del ristorante da Giuliano a San Lorenzo in Campo, qua sulla strada che va a Pergola. Sono 8:50 di pausa, ancora 10 minuti poi me ne vado. Stanotte ho dormito troppo bene, 18 gradi quando sono arrivata era la 1, mi manca quasi la 1, mi mancava 5 minuti a fare 15 ore di impegno e 5 minuti a fare 9 ore di guida, ieri ho perso tempo ovunque, qua non era pronto, là non era pronto, là c'era 5 camion a caricare, un disastro, ho buttato via un sacco di ore. E quando butti via le ore così, il risultato è che consumi tutto l'impegno e non arrivi neanche a destinazione. Pazienza. Da qua ci vuole meno di un'ora arrivare. Ci sarei arrivata con le 10 ore, mi mettevo in coda con gli altri, vabbè. Magari va meglio così, arriverò là verso le 11, un po' prima. Un po' prima delle 11. Adesso sta arrivando il caldo, prima si stava veramente bene. Ho fatto colazione al bar, cappuccino, brioche, tutto a posto, sono lavata la faccia e via, tra un po' mettiamo in moto così si scalda. Passano un po' di camion qua sulla strada. Deve essere un posto dove caricano la paglia e il fieno qua vicino, perché ne ho visti già passare un sacco. Le tende. 8:54, si vede? C'è un po' di casino in questa cabina, come sempre. Ore 55. Facciamo andare su. Facciamo scaldare un po' il motore. Oggi non c'è vento, fermo.
così. Faccio così, mi si sommano le due pause che avevo la mezz'ora prima, quindi dovrebbe mancare 2 minuti. Vado a dare un'occhiata al carico dietro. Dite, svegliamo Flock? Ha un po' troppo tempo che dorme quel signorino lì, eh? Vediamo se dice qualcosa. Ah, oh, buongiorno Flock! Flocky Flocky! Dove siamo? Ti sta pensando? Vedi? Segna che siamo dentro in un parcheggio. Fai vedere la mappa? No. Niente. Quando disde no, disde no, eh. Non vuole. Oh, finalmente. Dove è andato? Non c'è mica bisogno che me la fai vedere tutta l'Italia. Bastava che mi facevi vedere qua vicino. Più? Com'è Castiglione di Susa? Siamo a San Lorenzo. Sa dove che pensa di essere? Dove sta andando? Io passo da Pergola. Che strada fa? No, 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 Ciccio, non facciamo mica quella strada lì. No! Dove vuole andare? A Civia. Io faccio questo. Che strada è questa qua? Guarda che curve che ci sono. Ma neanche. No, 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 Flocky. Hai sbagliato a capire. E quell'altra è la strada da fare. C'è la strada dritta che ci va. Posso passare in mezzo alle montagne. La montagna la faccio anch'io, ma non quella. Vedo anche il disco vecchio, testa che ho. Per la nuova, come si dice, sa quel che lascia ma non sa quel che trova. E siccome il carico che ho io non ha bisogno di strade nuove, è meglio che continuo a fare il giro che so, conosco io. Girate a sinistra, sì, poi superate la rotonda. Che fino di gente che arriva. Qua non arriva nessuno, non arriva giù 8.000. Vabbè. Piano piano usciremo anche da qua. Superate la rotonda, seconda uscita. No, no, noi andiamo di là. Io di lì, da quella strada lì, non ci vado. Non so dove mi vuoi portare, magari la facciamo al ritorno.
300 metri, superate la rotonda, seconda uscita, poi subito a sinistra. Superate la rotonda, seconda uscita, poi subito a sinistra. Tra 100 metri, subito a sinistra, poi girate a destra. Subito a sinistra, no, poi girate a destra. No, Flock, non ci vado di là. È lunga uguale, sono 30 km uguali. No? Cosa vado di là a fare? Dare la precedenza nei sensi unici alternati. Niente. Qualcuno? No. Tra 200 metri girate a sinistra. No. Girate a sinistra. Stai zitto, te. Lo sapevo, era meglio che lo lasciavo dormire. Quando esco da questo paese ci sono di quelle buche paurose. Mi dispiace per quelli dietro, ma io qua vado a 32. Cosa vergognosa. Capisco che girate a destra, chi non ha sul poi carico come girate mio a destra. Non ha questo problema. Però purtroppo io ce l'ho su, non posso rischiare. Quando torno indietro con i trespoli vuoti, non è un problema. Quelli sono stabili, ma questi ondeggiano. Tra 300 metri girate a sinistra, poi girate a sinistra. Insiste, vuol tornare indietro? Ah, lui, questa strada è che è piazza mia. Che è piazza mia. E invece noi la facciamo. Girate a sinistra, no, poi girate a sinistra. Ma che c'è il Tom Tom che mi sgrida perché dice che ti tratto male. Ma io continuo a trattarti male. Finché non impari le strade.